giapponesi salgono una cantata, salgono un'unità per fare il museo. Giapponesi. No, non è da ora. Organizziamo. E per tutto quello che si vuole dire, just staring at your picture, waiting for your call. So unclear, I'm hanging on a notion we could have it all. Ci sembra doveroso ricordare anche la Alcantara-Randazzo, una linea che ha sempre avuto un traffico scarsissimo e dopo essere rimasta chiusa per anni in attesa di ristrutturazione è stata dismessa definitivamente. E se da una parte l'isolamento dal resto dell'isola ha contribuito a fare di questa area una delle meno sviluppate della Sicilia, per contro le ha permesso di conservare un territorio selvaggio ed incontaminato che si è meritatamente guadagnato un posto tra i parchi naturali regionali. La Alcantara-Randazzo fu messa in cantiere in piena epoca fascista nel 1928, come testimoniano i numerosi fasci littori visibili sui ponti, ma i lavori subirono varie interruzioni, furono portati a termine nel 1959. Dopo appena 6 mesi dall'inaugurazione si parlava già di soppressione, ma vuoi per l'opposizione della popolazione locale, vuoi per non dover ammettere lo sperpero di denaro pubblico per la realizzazione di un'opera inutile, l'amministrazione locale conservò l'esercizio, sia pure in modo discontinuo e con un numero limitato di corse fino al 1994, anno in cui la linea fu chiusa per lavori. Il 15 dicembre 2002 la linea è stata ufficialmente soppressa. Nei primi anni il materiale motore era costituito da ALN 56 e 772 per il servizio passeggeri e da vaporiere 940 per quello merci. Le 940 avevano il vantaggio di non dover essere girate a Randazzo, capolinea, che era sprovvisto di piattaforma girevole. Dopo il 1965 furono utilizzate le ALN 668 serie 1500 che hanno assicurato il servizio fino alla chiusura della linea. Nella sua storia poco eclatante, un episodio di rilievo fu la sua interruzione nel 1981 in seguito all'eruzione dell'Etna, che la sommerse sotto uno strato di 3 metri di lava. Il ripristino della linea durò 3 lunghi anni, necessari per ricostruire integralmente il binario. Con la dismissione del servizio merci, gli scambi nelle stazioni vennero bloccati e non fu più possibile far circolare più di un treno in linea, che fu classificata a spola. Ma fu necessario automatizzare i passaggi a livello e centralizzare i comandi dei segnali. Le stazioni, benché non più sede di incroci, restavano infatti presenziate per il comando dei passaggi a livello, che in alcuni casi erano comandati a fune. I segnali, splendidi semafori ad ala di seconda categoria, divennero inutili, tranne quelli a protezione dei passaggi a livello per l'assenza di altro traffico sui binari. L'unico semaforo luminoso restò quello in ingresso ad Alcantara. Dopo la chiusura, la linea è stata utilizzata in pochissime occasioni per treni turistici a vapore che hanno riscosso grande successo. Eccoci nuovamente a Novegro, al consueto appuntamento con Lobby Model Expo. Anche nella sua edizione 2006, l'irresistibile kermesse del modellismo ha attirato migliaia di visitatori nei padiglioni del Parco Esposizioni. Tante nuove seducenti proposte, tante idee per arricchire la propria collezione e per perfezionare il proprio plastico con tecnologie sempre più sofisticate. Nonostante la mancanza di climatizzazione nel caldo afoso settembrino e i disagi logistici conseguenti alla ristrutturazione provvisoria del padiglione C, dopo il crollo dello scorso anno, la rassegna ha saputo ben compensare gli aspetti critici dello spazio espositivo con la varietà e vivacità dell'offerta, riconfermandosi in assoluto la più prestigiosa fiera modellistica italiana. GT, esatto. Poi abbiamo presentato che sono pronte quasi al 98% le carrozze italiane a 2 piani nella livrea d'origine e poi faremo che saranno in consegna per la fine. Per metà ottobre e per i primi novembre dovrebbe essere in consegna la versione di XMPL. La carrozzeria e il telaio per quanto riguarda la... Logicamente abbiamo presentato il prototipo di come sarà realizzato il 668, la serie 1400. In realtà sono tante cose che mi dico che già non ci sono, certo. Adesso devo verificare. Al suo arrivo nella colonia italiana, la Litorina, datata 1935, dimezzò i tempi di percorrenza, registrando appena 3 ore di viaggio. Thank you. riserviamo una particolare attenzione alla scala N, di cui siamo affezionati estimatori. Ci rammarica che la presenza sul mercato italiano di questo affascinante settore modellistico sia ancora circoscritta in una nicchia, per lo più riservata alle piccole imprese artigianali che la producono in serie limitate, nonostante il crescente interesse dei singoli modellisti. Ne sia conferma il meritato primo premio al concorso biennale Giovanni Muzio, assegnato a Carlo Maldifassi per il suo bellissimo T.E. Breda. Dal punto di vista commerciale, l'aspetto di maggior risalto è la stabilizzazione del mercato. Le tante piccole case produttrici, comparse come meteore nelle edizioni precedenti, hanno ceduto la piazza a poche incontrastate imprese consolidate.